Quando si fa sera al salotto acquatico di Suimilizza, posso? Sì, sì. Allora, spostiamo tutta la mercanzia della Cusinato dietro qua. Facciamo vedere perché c'è... è aperto una VAR. È aperto una VAR sulla Cusinato. Beh, tu lo sapevi? C'è un VAR sulla Cusinato. Cioè, ha fatto il record la Cusinato. Di che? Della manifestazione, però? No, ha fatto un record. Il suo. Il mio, personale. PB. Okay. PB. Però si è aperto un VAR. Cioè, il VAR riguarda questa cosa qua. Falle un po' vedere. Dice che sono bellissime. Non sono autorizzate. Sono fantastiche. Non sono autorizzate. Sono delle palette queste, oh. No, queste sono queste una... unghie. Questo no, è il mio segno di riconoscimento. Queste sono palette. No, questo è il mio segno di riconoscimento. Quando pensano di Ilaria Cusinato, unghie fatte bene. Devo ringraziare la mia estetista, Valentina. Perché senza di lei qua... È partito il marchettone, Valentina. L'ho bronzato. T'ho vista fantastica. Cioè, fantastica. Hai fatto emozionare il Moro. Era il mio obiettivo di oggi, diciamo. Moro emozionato. No, però veramente benissimo. Cioè, una prestazione che non mi aspettavo. E un tempo... Vedi, allora, il record della Cusinato, cioè, voglio dire, sì. Ragazzi, cioè, da qui si... PB stagionale. PB? Qua si pesta adesso. PB. No, dai. Veramente sembra il BB. Guarda, è andata bene. Posso dirti? Bellissimo. Nella rana un po' verticalizzami un po', andavi un po'. Beh, insomma, adesso anche qui. No, stile. È vero? Agonizzavo. Ho detto una stupidaggine? No, rana. Ti a me. Un po'... la testa, allungarla un po'. Sì, no, boh, però ho migliorato tanto rana. Caspita. No, stile. Stiamo parlando di dettagli. Ah, beh, sì. Dettagli più grosso e stile, lasciamo stile. Dettagli. Oltre che se fai l'unghia un po' più lunga, se non fanno un richiamo al VAR. Sì, però ci lavorerò su questo. Nel senso che sono tutte mie, cioè. Mazza, ma sono fantastiche, bellissime. Cioè, pensa che nella vasca del Foro Italico rimbalzava questa cosa. Senti, allora, da qui si parte per fare che cosa? Da qui un bel punto di partenza. Cioè? Adesso allenamento? Adesso iniziano i doppi e sono problemi. No, perché qua bisogna spiegare al pubblico di Suimilizza. Ho iniziato 3 settimane fa i doppi io. Eccola, la notizia che cercavamo. Eccoli là. Perché lei faceva una volta sola, come i bambini. Come gli esordienti. Diciamo la tappa che non ho mai fatto. Che io non ho mai capito come alla scuola del Moro, che è naturalmente è una scuola di. Si può dire la parolaccia? Col bip? Culo, bip, culo assoluto. Chilometri, chilometri. Tu eri la privilegiata. Hai capito? Lei faceva una allenamento perché doveva andare a scuola, giustamente. La scuola prima di tutto. Cioè, per me l'istruzione... è andata benissimo. La maturità è andata benissimo. Io sono una perfezionista, volevo fare tutto al meglio. Ho studiato tanto. Ho perso anche parecchie ore di sonno, direi. Però ho dato i suoi frutti. Soprattutto anche a scuola, quindi sono contenta. Dovevo finire in bellezza. Quindi, la serenità della Cusinato, che è un po' in generale la serenità di tutti quanti, vuol dire porto che allegria. Adesso come funziona? La prossima settimana Ostia? Sì, dopo metà settimana vado a casa perché sono 3 settimane che sono giù adesso, ho fatto un full immersion di studio e poi sto ad Ostia fino agli europei, magari faccio solo una volata a casa. Quindi non ci sono altre tappe, altri meeting, perché c'è qualcuno che va in montagna? No, basta. Io montagna, mai iniziata, mai finita, basta. Ma ti toccherà? Prima purtroppo, o dopo? Purtroppo, montagna non mi piace. Montagna non mi vogliamo piace. Vogliamo andare agli europei a fare una cosa importante, lo diciamo quindi. Certo. Che cosa? A Glasgow si vola. Avete capito? Non in aereo, Si vola, si plana. Non in aereo, si va proprio via lì, dritti. Sì, sì, sì. No, insomma, adesso la forma è già adesso, però. Infatti speravo di no, però speravo lì io di trovare la forma giusta. No, beh, cioè già cioè, da qua si può solo migliorare. Una formina per una formona dopo. Capito? Appunto, esatto. Un po' come aperto. Milano-Riccione, adesso facciamo Roma-Glasgow, l'asse Roma-Glasgow abbiamo aperto. L'asse Roma-Glasgow, bellissimo. Moro sarà contentissimo, gli assi gli piacciono tantissimo. Infatti. Alla prossima. Con Suimilizza. Ciao.